grandissimo piacere. Benvenuto, grazie di questa vita. Tre suore monache che sono venute ad aiutarci qui e sono bravissime, Presidente. Che allora vengono per la formazione, per poter gestire tutti i quattro notizie di formazione, eccetera, come entrare. In più ci facciamo anche i corsi di italiano per gli stranieri, perché così allora posso fare. I medici storici, dove abbiamo anche un angolo appunto per la rifinitura delle protesi. Abbiamo operativa, grande che bello. E questa è la terza unità operativa dove facciamo prevalentemente. Complimenti. E anche a voi. Grazie della visita. Grazie. Buon lavoro. Veramente una bella struttura. Grazie. Ti ascolto, viene caricata dai 100, assomiglia molto alla legge che avete fatto. E dai 100, grazie. C'è pure... Sì, anche per le commesse lascia un po' a desiderare. Volontarie, dai. Altro giorno. Ecco qui andiamo. Buongiorno. Benvenuto. Le confezioni piccole, perché adesso andiamo anche nel mezzo, il litro è spiegato. Questo è mezzo litro, no? Sì. Quindi è... Buongiorno. È un piacere, risulta. Potrei fare una foto con lei? Buongiorno. Vieni alla panca. Io vicino a te. Siamo vicino alle signore. Un momento. Grazie. Buongiorno Presidente. Okay. Buongiorno Presidente. Il senso della visita di il senso è di conoscere questa bellissima realtà della cittadella della Caritas, nella quale non andavo da tanto tempo, e soprattutto di dare un riconoscimento a chi lavora per sostenere le persone povere, escluse, più in difficoltà. Penso che al di là di quello che può fare il governo, che ha cercato di impegnarsi anche di recente con questa misura, sapete, del reddito di inclusione, il messaggio che tutti dobbiamo dare è che senza l'impegno del volontariato cattolico, del volontariato laico, senza l'impegno delle persone e anche delle imprese che dedicano una parte del loro tempo o una parte dei loro profitti a sostenere i poveri, non c'è misura pubblica da sola che possa risolvere le questioni. Quindi noi cercheremo anche con le prossime misure di bilancio di fare dei passi ulteriori, ma contemporaneamente dobbiamo dare come italiani un riconoscimento, perché chi aiuta i poveri e gli esclusi deve avere la gratitudine di tutti gli italiani. Questo è il senso di questa visita e ringrazio davvero la Caritas diocesana per quello che fanno in questa cittadella.